Ragazzi, mi sto cagando addosso. L'avevo detto che mi stavo cagando addosso. Vado un attimo a vergognarmi di là, eh. Arrivo subito. Madonna, che schifo che faccio. Sono proprio imbarazzante sotto ogni punto di vista. Sono terribile. Sono un qualcosa di disumano. Mastodonticamente schifoso. Madonna santa, a parte che adesso mi brucia l'ano in un modo incredibile. E continua, cioè, non è bastato scorreggiare come un caimano. Ciao a tutti ragazzuoli. Mi sto vergognando da morire, ve lo giuro. Perché faccio queste cose se poi mi vergogno? Non lo so. Anche voi giustamente vi fate delle domande. Che problemi ha? Non lo so, ragazzi. Qualcuno mi aiuti. Comunque, io sono Fanksy. Anche se associare il mio nome a continue scorregge con Ati, ma che schifo. In ogni caso, vi dico la verità, sono un po' emozionato. Non dalla scorreggia, ma dal fatto che è da un mese che non registro un horror. Siamo tornati! E vado a scegliere quando sono con te. Stavo così bene, porca vacca. No, ma in realtà non lo posso fare loro, raga. Ho ancora la ferita fresca. Registriamo Minecraft. No, guarderò soltanto un video. Non è più credibile. Vabbè, guarderò due video e che Dio me la mandi buona. Iniziamo! Perfetto, ragazzi! Ed eccoci qua. Sto sentendo male, vero? Non sono versi di fichi fichi, no, perché altrimenti iniziamo malissimo proprio. Però sicuramente sono io che sto sentendo male. Facciamo finta di una che è meglio. Iniziamo con una tizia che mi sa che anche lei ha sentito qualcosa. Ecco, meditiamo che è meglio, eh? Ma perché? Ma veramente? Ma, ascolta, per un horror non mi sembra il caso e soprattutto non il momento per... No, vabbè, l'inizio più brutto della storia. Stiamo calmi. Bade. Sì. Bade. Che lingua è? Alla moglie. Per fortuna ci sono i sottotitoli in inglese. Per fortuna ho detto. Forse capisco più l'arabo. Comunque, vediamo ragazzi. Per il momento Sara. Amazon. Tarocchissimo. Abbiamo Amazon taroccatissimo. Ma vabbè. In Cina. Io non ci posso credere. Cioè, ma sei serio? Allora, stiamo calmi. Se c'è lui in un horror, sono pronto a buttarti nel cesso, te lo dico. Va bene, vediamo un po' che succede. In CIE. Ripete, vabbè, è lo stesso. A gift. È un regalo. In Jamzam, come lotfa? Capisco. Ragazzi, io lo so già. Proprio, sapete quando avete un brutto presentimento? Non prenderlo. Fidati. Chi è che ti regala un cactus che parla? Che sguardo intenso. Perché vi fissate così? Volete fare anche voi fichi fichi, cioè che ci siete? Comunque l'ha portata a casa. E sappiamo tutti quanti che cosa vuol dire. Cioè, morire male. Perché ragazzi, anch'io ce l'ho a casa. Ma quando si tratta degli horror, magicamente tutto diventa brutto e cattivo. Va bene. Oh, cioè, non lo tenere dalla testa che se la prende, te lo dico. Sono cattivissimi. E permalosi soprattutto. Torna a meditare, intanto quelli sopra hanno già finito. Va bene. Per fortuna, aggiungerei. Meditiamo anche noi, ragazzi. Vedete, in questo video non succederà. Love you. Porca vacca. I love you. Ma perché cagare? Chi è che ha detto? I love you. Madonna. Ascolta, con questa musichetta però tutto diventa strano, te lo dico, eh. Ecco, brava, spegnilo. Può capitare. Anche lui ogni tanto parla. Veramente ti do fuoco. Però magari era acceso. Ecco, bravo, giralo anche che fissa, fa cose strane. Sì, ho rotto le scatole, avete ragione. Per il momento comunque nulla di troppo strano. Ma perché non sto zitto? I love you. Però sta soltanto dicendo ti amo. Ecco, cosa vogliamo fare? Brava! Una che capisce che forse è arrivato già il momento di dargli fuoco. Sta andando a dargli fuoco, aspetta. Chiuderlo in una stanza o in un armadio non è la soluzione. Sta parlando da solo, è possedutissimo. Ha pure le mani, apre la porta. Va bene, lo scoprirai tra poco, non ti preoccupare. Questa vocina fastidiosa proprio. Ecco, forse è arrivato il momento di intervenire. No, eh? Arriva il Jasper Force! È già fuori, vero? Ti sta aspettando! Ma cosa ti aspetti? Però, vuoi che mi si riapre la ferita, eh? Non voglio gridare! Sì. Te lo dico! Cos'è? Ma lo so me! Io ti ho detto che c'ha le mani qua sopra le porte! I love you! Madonna, sono 24!
Ah, senti, fidanzati con lui, ti sta dicendo che te lo vuole buttare. Madonna santa, che cosa orribile! Sentendo i rumori all'inizio è normale che... Ma che cringe! Che fa? Gli dà fuoco! Lo butta! Ragazzi, per fortuna qualcuno che negli horror capisce che... Brava! Salam, man moghadam hastam. Salam, ma calma! Mi sono imbastato che mi sbagliamo a fare stadin. Certo! Perché mi avete portato un pacco? Ma che su, ti ha mandato niente oggi! Ma cosa? Cosa? Ma basta! Ma com'è possibile? Allora, era lui al telefono per caso? Bene, c'è già... Porco schifo! No! Veramente, ero abituato a sta... Sta zitto! Guarda che oggi ho l'accendino facile! T'ammazzo, fammi capire, anche tu ripeti le cose in modo strano quando nessuno parla? Spero proprio video. Pure lui ha capito male. Che... Mamma mia ragazzi, che schifo. Sta zitto. Allora, se l'hai preso, giustamente, hai provato a chiuderlo in una stanza. Hai provato a buttarlo nel lui, è arrivato. I love you, però continua ad amarla, che carino che... Ma come fa a camminare? C'ha il vaso sotto. Ma sta camminando. Ma che... Ma sta camminando. Non ho capito! Mi spieghi perché tu non ti sei già armata di un accendino gigante? Ma dagli fuoco sto coso! Andiamo a guardare. Da vicino che mi sembra la soluzione, no ragazzi? Guarda che bello! Con questi occhietti vispi... Ma che stavo facendo? Pensavo male! Oggi sto pensando malissimo ragazzi! E il cactus anche lui ha le sue esigenze. Ma finisco di parlare di queste cose. Allora, ci basta per me le orecchie, fastidiosissimo. Ma non è sangue mai proprio. È mirtillo tantissimo. Meglio. Però va bene tutto. Ma tu che cavolo siete? Ma chi? Perché entra gente a caso? Ma è il tizio che le ha portato il cactus. Ehi, combutta. Cioè, ha detto... Vai là e ammazzala! Che poi arrivo io e ti riprendo. Non ha senso mai. Perché? Mi sono riuscito a spaventare pure in un video con un cactus parlante. No, ascolta un attimo. Tanto sei spento, non puoi ripetere. Meno male, avevo paura che parlasse lo stesso. Vedi che se ti trovo spostato nella stanza, c'è proprio un attimo, ecco. Non faccio come quella. Ti cago in testa piuttosto e poi ti do fuoco. Bene. Ma sono proprio contento di essere tornato negli horror. Non so perché parlo così. Ma ragazzi, come sempre, noi ci vediamo a un prossimo video. Cioè adesso, perché ne... Ne dobbiamo andare a guardare un altro. Oh, un secondo. Non ci crederò mai. Abbiamo la musichetta qua. Va bene. E niente, però sto ballando, me la togli. D'accordo. Creepy. Creepy. Lo penso anch'io. Si stanno cagando in mano anche loro. Capisco. The face. Che? See, you're making it right now. That's it, making it now. Ma non sto parlando. Ma basta. La Serbia ha detto in lady. No. Ascoltami. Non far porcata colossale. Guarda che se la prende. Ecco, t'ho detto. Se la prende sul personale. Guarda, fiera. Come ti sei permesso tu? E sta per recording now. Smettila di prendere. Deficiente. Che la gente si offende. Per forza, dai. Me la prenderei anche io se sto facendo un balletto d'accoppiamento di un orso. Normale. Mamma mia. Run. Ma lui non parla, ragazzi. È doppiatissimo. Com'è possibile? Non sa comunicare. Sempre queste corsette. Molto veritiere, ma va bene. Ma lei come cosa? Sembra un cigno. Nascondiamoci, è giusto. Come fa a funzionare sempre sto piano del... Ecco, ma... Non funziona! Dove saranno mai? Vabbè, lei comunque è arrabbiatissima, non capisco perché... Ah, non sto parlando, che stavo scherzando. Anyway. Vai, la tiro! Hai già vinto adesso! È contenta? Le sto ammazzo! Perché poi? Cioè io capisco che magari possa dar fastidio e se... Dove vai tu? Ma che fidanzata schifosa, anche lo aiuta. Fermarsi non è la soluzione, fidati di me. Guarda, adesso spuccai proprio. Non darmi! Ma poi come posso aver paura di una roba del genere? Ma che problemi ho? Cioè questo è un video divertente in realtà. Ballo io al posto...
balla così, dai. Ti sta mandando un video, ti sta chiamando. Ah! Oh! Voyas! Lamar! Di San Andreas! No, quello è GTA 5! Ragazzi, mi fa male la gola. Niente, devo tornare all'ospedale. Allora, io vi giuro, lo sapevo! Me lo sentivo nell'anima e anche un po' nel deretano, ma purtroppo io deficiente. Quale sono? Non è possibile, ho dei problemi proprio psichiatrici radicati all'interno del cervello. Cioè non posso spaventarmi nello stesso punto a distanza di 5 secondi. Tanto lei se ne sbatte tantissimo, lo lascia esplodere e se ne va. Meraviglioso, neanche va a controllare. Ecco, è lui, baby. Mi sa che non è lui, è lei che... Hey, I made it to the car, where are you? Car, baby, di macchina. Babe? Babe, no, gli piace quella canzone. È tutto a posto. Ma cosa, 30 secondi? È appena iniziato. C'è qualcosa che non va. Guarda, ecco, lo sapevo, lo stavo per dire. Guarda che è dietro, ma che bella. Ma poi sempre sta musica. Ragazzi, diciamo che mi mancavano gli horror, sono sincero, era da un po' adesso. Mi sta venendo voglia di tornare all'ospedale, così almeno sono giustificato per non fare horror un altro mese. Spero che il video vi sia piaciuto e spero non vi abbia cringiato troppo vedermi in questo stato. Ma, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Erto Eyes, Yasbitox, Maradona e Giuseppe Campesi. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi. Maradona, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Ma perché sono così in rosso? Appare sempre più fucsia. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi. See?